Ragazzi, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata del Let's Play di Assassin's Creed Syndicate. Siamo sempre sotto al Big Ben, esattamente al Big Ben, esattamente dove ci eravamo lasciati ieri. Rubiamo la carrozza, dobbiamo rubare 200 pezzi di metallo. Forza, piano. E poi dobbiamo anche, se vogliamo fare la sincronizzazione al 100%, assassinare in volo una guardia dalla corda, che dovrebbe essere abbastanza semplice. Ce ne andiamo, non usiamo il teletrasporto semplicemente perché questo posto, cos'è che ho qui, Ivi? Così facciamo un giro nella Londra antica. Prendiamo. Ma chi è che ci sta inseguendo? Chi è che mi vuole vendere il giornale? Guardate qui, cosa vende i fiori? Questi due chiedono l'elemosina. E dobbiamo assassinare una guardia dalla corda. Ci dobbiamo riuscire. Quella è una R. Bella sta cosa della corda. Se lanciamo una corda là. Sacchete! Abbiamo fatto, no? Ci sono un poco troppe guardie qua. Via via. Ciao ragazzi, ci vediamo. Queste corde tipo Spider-Man sono troppo buone. C'è anche un cecchino da quella parte, vedete? Che però non riusciamo a uccidere. Oh, questo ci ha inseguito. Dobbiamo andare a fare un attimo col cecchino là fuori, sennò quello ci spezza, ragazzi. Ma dai! Che fine ha fatto il ciocchino? Eccomi qua. Come mi ha fatto a trovare? Oh, guarda quello! No, è sceso. Arrampicati. Perché non me lo fa... Non ci fa andare giù. Uccidiamo a questo. Questo farà molto male. Inizia a Ah, stancarti. abbiamo finito. Fatela scappare, attaccatelo. Usa medicina, ce l'avevamo, una medicina. Dopo dobbiamo andare a un negozio che sta qua vicino, tra le altre cose. Dobbiamo fare un minimo. Questa cosa non la possiamo raccogliere. No, eh? Allora, proviamo a usare R e lava. Ancora un altro, ci sta. Ma quanti ce ne stanno qua? A posto. Quindi erano solamente due scrigni. Andiamo dal mercante. Spero di avere i soldi necessari per comprare... Per fare... Il pieno di tutto, 650 dollari, perfetto, riempi tutto. Grazie mille.
Ragazzi, con questa abilità R mi sembra un po' troppo potente. Vediamo un attimo. Allora, c'è uno là. Che camminare si intrattiene con donnine allegre? Solo due ce ne sono, tre, quattro. È un uomo tutto d'un pezzo lui. Ma se scavi a fondo, un sessantenne ha sempre scheletri nell'armadio. Tienilo per te, ma il signor Starrick dice che Disraeli ha si combatte. Vabbè, ce ne sta pure. Mazza, quanti sono? Questo non era calcolato. Fatela fuori! Ho premuto spazio. Pensavo pure uno doppio là dietro, però evidentemente non viene. Produci nuove attrezzature e potenziamenti per gli strumenti nell'inventario e nel menu produzione. Trova i materiali rari e i piani di produzione negli scrigni nascosti. Le attività di rendita come rubare carichi da treni e carri offrono grandi quantità di materiali per la produzione. Ok. Potenziamenti. Cioè questo qui costa per esempio 100 di ferro e 50 sterline. Le borse delle medicine penso che ce l'abbiamo, 100 di cuoio. Questo che fa? Penso che questo serve. Produci. E poi le medicine si... Perché non possiamo farlo più? Aspetta, era questo? No. Borsa delle medicine... Ottieni materiale, che significa questa cosa? Questi qua perché li possiamo acquistare? Vabbè, non li vogliamo acquistare. Però questo qui ci serve 100 di cuoio. Forse non lo possiamo fare adesso perché... Se però se premiamo F5... No. L'attrezzatura, produzione, ecco qua, potenziamenti. Perché non ce lo fa fare? Questo ce lo fa produrre, vedete, è disponibile. Ah, perché questo è bloccato, forse bisogna... lo possiamo fare più avanti nel gioco. No, non lo facciamo perché 2500 dollari non li voglio spendere per adesso. Ok. No, dobbiamo fare per forza produci potenziamento bomba fumogena 1, ok. Bomba fumogena 1, produci. Penso che dopo che abbiamo fatto questa cosa qui... Trova il progetto per sbloccare questo oggetto. Ok. Raggiungi. Cinque sterline. Non conviene prendere la gente. Depredare la gente, credo. Oh, guardate qui. Comunque, proviamo a fare adesso F5. E vediamo se... ce lo fa produrre, ce lo fa produrre. Produce l'equipaggio. Ma posso, riprendi. Ragazzi, visto che ci siamo, fatemi vedere solo un secondo, perché questo qua, video, schermo intero, ma non è schermo intero perché il mouse se ne esce fuori. Comunque, detto tutto ciò,
Andiamo al laboratorio di Bell. Beh, questo modo di spostarsi è assolutamente bellissimo, però forse è troppo potente. Prendiamo sto coso Helix, che non serve assolutamente a niente. Queste sono... Grazie Max Mine. Maxmine ci ha anche portato il caffè. Dicevo, questi cosi Helix sono come le coccarde, non servono a niente. Ok, vediamo cosa succede. Ah, Ivy, stavo mostrando a Jacob i primi messaggi giunti con le linee aggiustate. Oh, e puoi tenere quel lanciacorda. Ne ho pronto un altro per tuo fratello. Ottimo lavoro. Grazie di nuovo. È stato un vero piacere. Ora possiamo difendere il principio dell'informazione imparziale e libera. Libera va bene, ma libera e concisa è molto meglio. Ah, Jacob, sempre caustico. Oh. E dopo questa ce ne andiamo. Oh, buona fortuna a entrambi. Venite da me quando volete. Abbiamo finito tutto al 100%. Ho dato anche un sacco di esperienza e 1500 sterline. Ora che abbiamo finito con il diversivo. Chi è? Oh, intendi che non lo sai? Che bel treno avete. Miss McBean me ne stava appunto parlando. Sono Ned. Piacere. Non vi ruberò altro tempo. Se volete saperne di più sul miglior sistema di trasporti al mondo, mi troverete a questo indirizzo. Adesso torniamo a cercare il frutto dell'Eden. Dobbiamo assolutamente strappare Londra a Starrick. Chi sono i bersagli? Non è ancora il momento. Non sono venuto qui a cercare ninnoli. Prima impara i passi e poi comincia a ballare. Oh! Vuoi ripartire da dove ha lasciato papà? Qualcuno deve farlo. Ivy, trovare il manufatto dei precursori ci aiuterà a svelare i piani dei Templari. Jacob, ho informazioni sui soci di Starrick che potrebbero esserti utili. Vieni. Conquista Londra. Usa il muro degli assassini nel covo sul treno per conoscere il prossimo bersaglio templare. Espande il territorio completando attività di conquista. Completa attività alleati per procurarti denaro, risorse e ricompense esclusive. Ok. Quindi sul treno ci dà le missioni. Possiamo fare solamente sequenza 4 o sequenza 8 addirittura. Vabbè, andiamo alla sequenza 4. Naturalmente, un rimedio rapido e affidabile. Jacob e Ivy si stanno allontanando. Jacob non supporta Ivy. Non supporta Ivy. Chissà come mai. Nella sua ricerca del frutto dell'Eden, mentre Ivy giudica goffo il piano di Jacob per cacciare i Templari. Jacob si dirige a Lambert per indagare sulla risirne nativo di Starrick, mentre Ivy cerca il manufatto dei precursori nella casa appartenuta al maestro assassino Edward Kenway. Ah, perché se vi ricordate, Kenway veniva dall'Inghilterra. L'elisir lenitivo è l'unica medicina disponibile a Lambert. Reca il nome del Gran Maestro dei Templari. È tempo di una visita dal medico. Non penso che qualcuno possa guarirti. Tu che hai intenzione di fare, mia cara sorellina? Lo sai benissimo, trovare il frutto dell'Eden. Continua pure a studiare.
Io vado a uccidere Templari. Ma forse ci fa fare due missioni, una con Jacob e un'altra con Ivy. Adesso sono leggermente perso. Qua un cucchiaio di elisir. Queste ultime notizie. Queste sono attività degli alleati. E questa qui. Andiamo un attimo sul treno. Adesso ci perdiamo. Sono leggermente certo di questa cosa qua. Quei tirapugni sono un po' appariscenti, non ti pare? Ah, questo è Ivy. Nuovo sul treno, una lunga notte. Ok, facciamo questa missione. Però quello che mi ricordo io è che noi ottenevamo una rendita in qualche modo. E che sicuramente c'era un modo di far aumentare la rendita. Mo però, dove dobbiamo andare? Esamina l'indizio del bar. Dobbiamo andare a 1,3 km davanti a noi. 1,3 km davanti a noi, da quest'altra parte di Londra. E non ci abbiamo nessun punto di trasporto. E questo qua è un livello suggerito 8. E noi siamo a 2. Come facciamo? Questo è caccia ricercati. Ok, queste qui sono tutte quante le cose da fare. Questo qui già l'abbiamo fatto. Naturalmente questo gioco è pieno di roba. Cioè, allora, ci dobbiamo spostare da qua perché sennò non arriviamo più. Qual è il treno si sta dirigendo a sinistra? A destra noi dobbiamo andare a sinistra. E non ci abbiamo nessun teletrasporto? Zero teletrasporti? Come è possibile che non ci abbiamo un teletrasporto? Perché giustamente quando siamo all'interno di una missione non ci possiamo teletrasportare. Vabbè, dobbiamo uscire fuori dalla stazione. Questa non è stata una buona idea, ragazzi. Assolutamente non è stata una buona idea. Però se prendiamo una carrozza forse andiamo un po' più veloci. Oh, ma qua no, perché non... Forse aspetta, perché... Come mai non ci segna niente? E qua ci sta pure l'arena. Dobbiamo... Allora, facciamo in un altro modo, dai. Adesso ho capito come funziona questo gioco. Come tutti gli Assassin's Creed, dobbiamo andare a prendere... Mano a mano che andiamo là. Però è strano che... Dobbiamo prendere punti di osservazione, sennò qua non ne usciamo più. Quindi, passando, direi che... Prendiamo... Questo, poi questo. Anche perché così ci apriamo pure la mappa. Però cerchiamo di prendere una carrozza. Sempre ci sarà una carrozza da
Guarda questa quanto è grande, ma chissà se la possiamo prendere. Vediamo. Ruba carrozza. Ma dai. Forse che però con le carrozze quando sono troppo grandi sono più difficili da portare. Accelera, accelera. Spostati con questa carrozzella. Vai, vai. Guarda che curva. Vai cavalli. Siamo quasi arrivati. Scendiamo. R. Però possiamo usare R per andare da quell'altra parte, vedete? Books. Questo sotto di noi è una libreria. Oh, qua veramente sembra di essere un poco dentro Mary Poppins, eh? Di cosa Jacob quando salta sembra un poco strano. Andiamo là fuori. Dovresti potenziare le abilità. Ma una cosa che non ho capito, ho capito i livelli. E fino a quando sono arrivato pure io. Qua non possiamo fare R. Vediamo se salta fino a là. Ah, qua c'era un altro. Sincronizziamoci. C'era un'altra missione qua sotto. Peccato che c'è sempre brutto tempo. È sempre la nebbia qua. Non si vede niente dentro la sincronizzazione. Ok. Primo posto raggiunto. Abbiamo scoperto anche questa cosa qua, però quest'area è un po' troppo pericolosa. Ma se aumentiamo le abilità, che succede? Vediamo. La salute in più, cioè abbiamo 5 punti abilità, possiamo mettere. Salute in più, penso che è sempre buona. Questo qua che cosa fa? E causano più danni, questo pure mi sembra ottimo. Questo qua non lo prendiamo. Questo non lo prendiamo. Questo non lo prendiamo. Questo è buono. Però ne possiamo prendere solo due. E questo? Allora, facciamo così. Prendiamo questo qua sicuramente. Poi prendiamo... I contrattacchi sono possibili in una finestra più ampia e causano più danni. Ok, prendiamo questo. E poi secondo me... Livello 3. Ok. Ci sono, cioè abbiamo due punti, questi qua costeranno, ah costano due. Però secondo me ci dobbiamo prendere, o questo riduce tutti i danni subiti nel corpo a corpo ma non dagli sniper. Però gli sniper già ci fanno tanto male. Oppure potevamo potenziare la salute, che ci dava qualche attimo in più se ci stavano tanti sniper. Prendiamo difesa. Ok, adesso siamo di livello 3. Poi ci vuole un pagliericcio e dobbiamo segnare il prossimo posto dove... Cioè, ce l'abbiamo segnato. Perfetto. Il pagliericcio sta là. Vai. Uccidi i criminali. Uccidiamo. Qua solamente perché abbiamo ucciso i criminali abbiamo... Ah no, perché avevamo fatto... Abbiamo completato... Con questa cosa qui un evento folle, perciò c'è dato il punto abilità. Altrimenti facciamo una strage di criminali. Quindi, però adesso ne abbiamo solo uno perché abbiamo spesi tutti e cinque quelli che avevamo. E da qui non riusciamo. Da qui riusciamo ad arrivare fino alla chiesa di fronte. Ok.
Là c'è un cattivo. Secondo me dobbiamo scendere. Scendiamo, eh. Se andiamo sui tetti, non credo che ce ne... ci arriviamo là sopra. E poi passando per i tetti, oh, guarda là, c'era un poliziotto. Comunque la cosa strana, per esempio, no? È che non hanno mai fatto un gioco, però devono fare bene, tipo di Dylan Dog. Anche se forse è un po' difficile farlo. Ragazzi, qua ci siamo scordati, ma non ci siamo dimenticati niente. Se non mi sbaglio, pure abitava a Londra. Qua ancora notte. E c'è ancora un sacco di nebbia. Caccia i ricercati. Deacon St. Jones. Chissà che roba è quel coso Deacon. Deacon Soap. Allora, sicuramente ci sta un pagliericcio, ragazzi. Però adesso non lo vedo. Secondo me sta sotto a quest'albero. Adesso ci buttiamo per la scienza. Al massimo moriamo. C'è il pagliericcio. Ok. Poi, comunque, come si chiamava quel gioco? Prendiamo la carrozza, va. Il gioco di Deacon St. Jones era proprio bello. Andiamo. Effettivamente questa, la stabilità di questa carrozza è quasi zero. Bravissima. Ma questa è una piazza famosissima, che adesso non mi ricordo come si chiama, è quella della colonna di Nelson. Ci siamo venuti pure in Watchdog Legions. Mi sembra che c'era una missione dove scoppiavano delle bombe. E là c'è il museo di storia di... museo d'arte, qualcosa del genere. Questo si chiama Trafalgar Square. Vediamo. O forse no. Non c'è un modo per vedere come si chiama questo... questa piazza. Sta nel database, vedete? Vediamo, enciclopedia, così non facciamo i soliti ignoranti. Luoghi. Lambert, Amici, ancora ci dobbiamo arrivare. Westminster. No. Scusami, non ci sono... varie? Questi sono bloccati. No, non ce lo dice. Aspetta, forse l'ho vista. No. Comunque, questa è una piazza famosa di Londra. E questo qua non è lo Nelson sicuro, ma non mi ricordo come si chiama. Quello è il museo di... ci sono un sacco di quadri là dentro. E poi possiamo andare finalmente qui.
Però dobbiamo trovare un attimo il pagliericcio, sta là dietro. Ctrl Shift. Ok. Adesso dobbiamo trovare l'abitante del treno. Andiamo a fare il giro. Che stanno facendo questi? Oh, guarda qua, questi qui stanno piazzando le scommesse. Ma dai. Ti schiaccio come un insetto. Mamma, quanti nemici ci sono. Questo qua sta proprio dentro al bar. Parliamo con questo. Guarda che macello. Uno sbarbato ubriaco che viene qui a litigare con i clienti e a provocarli. Ci mancava giusto questo. C'è anche una bottiglia di birra là sopra. Raccogliamo. Sto cercando Bob l'apprendista. Sì, l'ho visto. Aveva la faccia verde, così l'ho mandato fuori. È uscito a vomitare nel vicolo. Ok, andiamo a vedere che cosa sta vomitando. Premi V per svelare altri dettagli con gli occhi dell'aquila. Perché quello me lo dà giallo? Sto cercando Bob l'apprendista. Sì, l'ho visto. Ma altri dettagli di che tipo? A parte, vabbè, nemici. Aspetta, c'è questo tizio qua, però ci dirà la stessa cosa, secondo me, che ci ha detto prima. Guarda che macello. E infatti. Uno sbarbato ubriaco che viene qui a litigare con i clienti. Ehi, che ne dici di andartene? Ti sto avvisando. Questo è il vicolo. Questo qua lo uccidiamo. Lo assassiniamo sicuramente. E mo dobbiamo... Ah, ecco perché ci diceva premi V, perché questo qua sta in un'area molto grande. Bob. Adesso dobbiamo trovare. Eccolo là, Bob. No, questo è uno che... Oh. Dove sta questo? Un passo contento? Ma mica è questo Bob, non credo. E però è ubriaco. Che diavolo succede? Dateli a me! Sangue o birra! Evidentemente non è questo Bob. Oh, guardate lì, sono andati tutti a vedere quello che è stato assassinato, che abbiamo assassinato. Peccato che i dialoghi delle persone non li hanno tradotti. Perché il tizio ha detto: qualcuno è stato ucciso qui. Mi credi un idiota, vero? Ha sbagliato indirizzo quello. What you up to, crazy col rasoio? Più ripressati. Ma chi è che sta dicendo mi credi un idiota? Tagliagli la gola, Tim, col rasoio. Ha sbagliato indirizzo quello. Aspetta, questo qua sta facendo pipì e lo uccidiamo. Si combatte col rasoio. Polizia, mi credi un idiota, vero? Poi andiamo qui dietro. E ci nascondiamo, sì. Dai, scendi, Jacob. Mica ci vedono. L'hanno visto. Il poliziotto non penso che si arrampica. Sparizione. Oh, là ci sono, qua sono. Aspetta, andiamo.
quel coso Helix non lo prendiamo, no? Non lo prendiamo. Allora si fa Shift W, no, S, solo S, solo S per scendere quando siamo così. Lascia, lascia che non cadiamo, lascia. Vomito. Questo è vomito. Forse, però il vicolo, pure qua ci sta vomito. Secondo me siamo andati dalla parte sbagliata del vicolo, quindi dobbiamo seguire il vomito partendo da qua. Mm-hmm. Là c'è il pagliericcio. Là c'è un nemico. Aspetta, aspetta, aspetta. È uscito un coso verde qua dietro. O mi sbaglio? Tanto così da... Ci sistemo per le feste. Cioè, dobbiamo andare, ragazzi, qua. Sono troppo forti. Mm-hmm. Avete visto che ci ha dato il segno verde a un certo punto là? Ma quello l'amica ci ha visto. L'unico problema è che secondo me Bob è questo qua che sta qua. Proviamo. Eccolo lì. Adesso ti... Perché non l'abbiamo assassinato? Per l'amor di Dio. Oh, ma ragazzi, qua facciamo zero danno proprio. Ma forse non è questo. Che diavolo succede? Dateli a me! Sangue o birra! No, non è quello, Bob. Molto bene, adesso vengo a sistemarmi. Ma come viene a sistemarmi? Non è che sarà da qua dentro. Perché questo indica da questa parte? Ma ci sta dicendo esci fuori? Mm. Oh, guardate, dice dell'altro, delle altre tracce, cioè, però questo è sangue. Sangue. Inizio a temere per Bob. Sangue. Inizio a temere per Bob. Ok, qua ci sta dell'altro sangue ancora. Però non credo che sta qua dietro, vediamo un secondo. Perché le tracce di sangue vengono da là. C'è qualcuno che dice tagliagli la gola, Tim. Sta qua dietro. Spariamolo pure. Ok, abbiamo eliminato i prepotenti. Questo qua deve essere Bob. She was a pretty little gosling, a little gosling, but I like she... Vieni qui, Bob. Devi tornare al treno. Di questo la gamba fa male. Ehi, che meraviglia. Andiamo su. C'è la polizia qui. Adesso dove sarà andato? Via di... ma... aspetta, ma lo uccidiamo a questo. Ok, questo qua lo rapiamo. Non mi serve una scusa per farti fuori. E lo dobbiamo portare al sicuro. Ma secondo me non ci riusciamo a portarlo. Trattieni, trattieni. Non agitarti troppo.
Ma come? Poi il problema grosso è che per fare uno con le nostre armi ci mettiamo 10 anni. Bob, vieni qua. Ok. Preferirei non farti male, ma lo farò se serve. Now what could that be? Ciao Ayman. Trattieni. Oh. Figurati. Questa missione è impossibile. Ok. Poi per uccidere a uno di questi ci mettiamo un anno. Che abbiamo spezzato il braccio. Bob. Secondo me dobbiamo prendere quell'abilità. Costa uno. Che quando ce la dobbiamo sprecare. Che quando prendiamo uno non si libera. Siamo già arrivati? Di una parola e sarà l'ultima. Something's happening. Perché questo è buggato. Io premo spazio. Però certe volte è come se non lo registrasse quando ci stanno i nemici vicino per qualche motivo. Ora siamo amici, non è vero? Signor Fry, fermo! Vedete quelli come sono alzati subito? Questo mo' a destra. Perché no? Ah, sei ubriaco forse. Tratteniamo. Dai, altri 70 metri ce la possiamo fare, Bob. Ah, questo qui, forse queste missioni per trasportare la gente. Bisogna utilizzare. Bisogna reclutare prima la gente e poi fare la missione. Così mandi la gente a distrarre. Per esempio quei due gialli. Ti consiglio di non agitarti troppo. Ayman, bene. Qualche consiglio per il gioco? Hai davvero delle fantasie assurde, Bob. Non aprire bocca. A parte che abbiamo scoperto questa cosa dell'arpione che è potentissima. Che è successo? Questo li dobbiamo affrontare. No! Ma com'è? No, non ce la faremo mai, ragazzi. Dobbiamo usare solamente le bombe fumogene, che non mi ricordo come si fa. F. Però non penso che riusciamo a assassinare nessuno. Soprattutto se premiamo R. Forse da sopra? FQ. Ah, dobbiamo fare anche in modo che... Chi dobbiamo uccidere più? Bob, dove sta? Porta Bob all'ospedale. Facciamo un piccolo salto all'ospedale. Che dici? Che cosa stai a... Ah, questa era la cosa che volevo chiedere. Come facciamo a aumentare la rendita? Sempre con questa cosa di conquistare i quartieri. Sì, quello è uscito pure quell'altro. Ne dobbiamo andare. Spariamolo a questo, spariamolo. Andiamocene.
Dobbiamo cambiare l'arma. Schiva, lancia bomba, pistola. Dove sta quello? Ok. Raccogliamo a Bob. Ok, ma mo l'ospedale dove sta? Lo possiamo mettere nella carrozza forse? Nascondi corpo. Comunque questo gioco è bello. Un sacco di cose che abbiamo scoperto. Andiamo. Ah, guardate là, la salute di Bob scende. Perché giustamente sta sanguinando. Così si fa. Però ho letto. Forza. Potenziamenti della banda dobbiamo acquistare. Ok, per. Allora, Ayman ci dice che per aumentare la reddita bisogna acquistare i potenziamenti della banda. Peggior viaggio di sempre. Ho letto le recensioni di questo gioco. E tutti quanti dicevano che era brutto. Accidenti. O che non era il massimo. Non che era brutto, che era. Era una mezza delusione. Fermarti. Con spazio acceleriamo pure. Però non mi sembra male. Yeah! Tenete gli occhi fissi sulla strada. Non sei a riposo. Signor Fry, niente ospedale. Può occuparsene Agnes? Penso di sì. Com'è come nel treno? Una gita in campagna per caso? No, e qua non ce la facciamo, qua ci muore Bob. Sta morendo Bob, perciò c'ho fretta. Rallenta ora. Ok. L'hanno aperto come un pesce. Dai, ti ricuccio io. Mi serve qualcosa per il dolore. Ah, bene, prendo del whisky. Non ci sarebbe del gin? Una lunga notte. Ma questo è impossibile fare questa missione qua senza entrare in conflitto aperto. Cioè, questo secondo me, fare questa cosa qua al 100% è più difficile della sfida di una qualsiasi sfida maestria. Ok. Detto tutto ciò, a parte che pure le stazioni sono fatte molto molto bene. Vediamo di acquistare il potenziamento della banda. E però non mi ricordo dove si acquista, sopra il treno. Soprattutto dove sta il treno. Qua ancora ci dobbiamo andare, ci stava, abbiamo scoperto l'altra volta che era. Allora, dobbiamo trovare il treno sta qua. Facciamo un viaggio rapido. Poi dobbiamo comprare pure i potenziamenti. I potenziamenti non dobbiamo andare in un negozio particolare per acquistarli, possiamo farli direttamente da qualche altra parte. Ah, potenziamenti banda, eccolo qua. Madò, e qua ci vogliono pure i materiali, pure per questo. Se usi X ti daranno la parte migliore del bottino. Questo forse pure è buono, la polizia, corrompiamo la polizia.
Questo pure è buono, sicuramente alla lunga ci fa risparmiare. Ah, e poi dobbiamo vedere, solo che ci mancano i materiali. Produzione, vediamo un attimo potenziamenti che cosa possiamo potenziare. Ci servono un sacco di materiali. Poi l'attrezzatura. Questa qua invece si potrebbe pure fare. E secondo me sarebbe quasi il caso di comprare qualcosa di meglio, perché questo è il nostro tirapugni schifoso. Se compriamo questo, guardate di quanto aumentiamo l'attacco. Però adesso siamo di livello 3, quindi possiamo prendere anche. Perché non equipaggiamo questo? Che mi sembra meglio. Scusa, qua siamo alla stessa cosa. Equipaggiamo sicuramente questo. Questo è bloccato. È di livello 4. Questo è disponibile, però non è posseduto. Equipaggiato, bloccato. Questo qua non, assolutamente non lo compriamo. Questo qua, i vestiti, aspetta, i vestiti. Ah no, i vestiti non ci danno. Vedete, questo qui aumenta la potenza del tirapugno. Se mettiamo gli abiti d'escursione, che sembrano quelli di Ivy, la rende l'individuazione del 15%. Scusa, anteprima potenziamento? Non li potenziamo i vestiti. Potenziamenti e attrezzatura invece sono quelli che da quest'altra parte. Quindi siamo diventati. Questo qui ci ha posseduto. Questo, solamente la, questo qua non lo possiamo prendere. Lo possiamo prendere. Questo. Questo qua no. Vabbè, comunque sono uguali questi. Già posseduto. Fanno esattamente gli stessi danni. Ok. Ciao Mario. Ma infatti penso che i potenziamenti li mettiamo solamente come abbiamo fatto negli altri Assassin's Creed, li mettiamo solamente accedi ai cimeli. I potenziamenti li mettiamo solamente sulla roba di alto livello. Ma da qua quanta roba bisogna fare. Cazzo in fuga, livello 3. Dovresti potenziare l'arma da fuoco. Ma veramente. No, non la potenziamo, abbiamo detto. Ah, per, no, però la dobbiamo potenziare. Dobbiamo prendere un'arma da fuoco più potente. Perché vedete che stanno sparando con le carrozze là. Potenziamento, banda, produzione, inventario. Armi da fuoco. 500 si possono. Ok. 500 si possono spendere, dai. Anche perché precisione colpo rapido, però non ci dà più colpi. 2000 per acquistarne non conviene. Conviene prendere, mo che arriviamo al livello 4. Però non lo facciamo, adesso ci fermi, penso che ci fermiamo qua con. Sì, perché questo è qui. Sequenza 4 e sequenza 4. Adesso andiamo a fare questo qua. Un cucchiaino di elisir. Esatto, ci possiamo teletrasportare pure qua.
L'unica cosa che dobbiamo fare, dobbiamo sbloccare i cosi. Dobbiamo sbloccare i quartieri. Però per sbloccare questo quartiere qua, Jack il saltatore, livello suggerito 4. Lambert, ci sono due ricordi. Questo caccia i templari. Questo non abbiamo mai fatto questa attività. Facciamo una cosa. Andiamo a fare questo, un cucchiaio di elisir. E ci dà pure un tiro. Vai. Dopo che facciamo quelle due missioni, proviamo anche a sbloccare il quartiere. Guardate qua, pure i preti ci sono. Questo mamma dice devi diventare anonimo, sicuramente. Che fa morire la gente. Ah no. Per voi l'elisir lenitivo di Starrick. Non beve altro. Quell'elisir lo sta uccidendo, ha perso il cervello. Senti, donna, stai spaventando i miei clienti. Levati, torna immediatamente o te la faccio vedere io. Ma come osi, razza di bastardo? Che succede? Ah, sparisci. Se volete scusarmi, signora. Ma quello se n'è andato per sotto. Ma come lo facciamo a raggiungere? No, penso che adesso sta salendo. Sì, è salito, dai. Allora te la cerchi. Ma dobbiamo picchiare? So solo che ne producono ogni giorno tra i gasometri e il manicomio. Trova il distributore. Vedete, questi i carretti qua li mettono sempre. E questa cosa è tipo Spider-Man. Secondo me è troppo potente. Però pure questo fatto del treno è bello. Volevo andare sopra a quell'altro però. Un poco mi sento Spider-Man. Questo l'hanno fatto, l'hanno messo apposta per permetterci di osservare. Va bene, scopriamo dove producono questo elisir. Ruba il piano senza farti individuare. Ma ci vuole una carrozza, eccola là. Vai, vai, vai. Ciao, forza. Ci hanno individuato. Rubiamoci questo, sequestriamo questo. Spostati. Poi. Dovremmo reclutare pure qualcuno per la strada. Questo lo buttiamo sotto. Acceleriamo un poco. Piano piano. Dai, andiamo.
Ah, ma quello sarà, mi sa che è uscito. Hai visto Jacob? Che... vediamo se ci fa salire. No, eh? Qua ci dobbiamo salire noi a mano, credo. No. Quello là ce l'ho da giallo perché lo possiamo distruggere. Andiamo di fronte là, va. Okay. Come facciamo a rubare senza farci... Là c'è il cecchino che sicuramente... No, quello va a prendere un'altra volta la carrozza. Mi sa di mannaggia, serve un'altra carrozza. Cavallo, andiamo. Guarda quest'altro, ma che te l'ha data la patente del cavallo? Via. Andiamo. Ah, questo qua sostanzialmente scende, va a fare un servizio e poi rimonta sopra. Però non lo vedo. È molto probabile che è entrato da qua dentro perché c'è quello là. Saliamo sopra. Eccolo là. Mettiamoci dietro a questo, vediamo se riusciamo a rubare. Tieni premuto, tieni premuto. Ok. L'uomo che distribuisce l'elisir gestisce un club di pugilato alla fonderia. Frequenta il club di pugilato, forse è dove siamo andati prima. Oh ragazzi, comunque non ci hanno visto, è una cosa che assolutamente non scontata. Quella è la fonderia. Solo che quello là con la bombetta, questi qua già sono nemici, dobbiamo provare ad aggirarli. Questi qua che fanno? Scavano il carbone. Da questo preciso un tesoro, ma chissà dove sta. Quando sei in incognito dietro un nemico, premi E per rapirlo. E poi lo possiamo spingere dentro la carrozza. Ma qua non vedo nessun modo per entrare dentro la fonderia. Aspetta, vediamo, controlliamo, può darsi che ci sia qualche finestra aperta da qua dietro. Qua non ce ne stanno però. Vediamo là. Qua. No. Ma voi avete capito quanto è grande questo posto? Sicuramente sta dentro. Dobbiamo andare dentro, eh. Ok, continui.
Però là già ci sta una guardia. Non ci abbiamo manco. Dobbiamo. Quello là è verde. Forse si può reclutare. Reclutiamo a quello, eh. Sì, capo. Dai ordini. Aspetta. No! Pensavo che sia... Scendiamo. Mo lo assassiniamo, mo che esce fuori. Ci dovremmo riuscire. Non ci riusciamo. Mo si gira. Noi andiamo... mo ci riusciamo. Ok. Poi entriamo dentro e vediamo di nasconderci. E qua dentro ci deve essere, l'ha detto, la distribuzione, no? Non c'è nessun modo di andare verso... No, là no. Però là, se facessimo un doppio omicidio, dopo è più facile uscire. Non vi girate. Bravi. Ce ne saliamo sopra. Ancora più sopra. Jacob, sopra. Ok. E mo dobbiamo solamente cercare. Secondo me quelli... Questi qua li dovremmo fare. Non ci fa andare più avanti. Quello là lo dovremmo fare, perché sennò dopo ci dà fastidio. Aspettate, questo non ci fa andare più avanti, perché probabilmente si è incastrato. Se facciamo così non riesce a saltare. Però non vorrei scendere giù. Proviamo ad andare su. Ok, andiamo dall'altra parte. Il problema è che qua ce ne stanno due, solo che questo qua ce ne stanno tre. Se uccidiamo questo, probabilmente dopo non... Quell'altro non ci vede. Proviamo. Però ce ne sta un altro ancora là. Ok. Noi ce ne andiamo sopra, tanto quello non ci ha visto. Ok. Andiamo ancora più sopra, perché ci sta un altro giù che adesso dovremmo riuscire ad assassinare, vero? Ok, poi se andiamo da questa parte ci... E risaliamo sopra. Riusciamo ad assassinare pure a questo. Dove sta il capo? Ma mica l'abbiamo ucciso, l'abbiamo ucciso nel capo della distribuzione. Secondo me era il capo della distribuzione. Non lo possiamo uccidere. Ma mo chissà da dove ci fa partire. Ah, ok, ci stava. Fa partire anche da qua col capo della distribuzione segnato. Il problema è che tutti quelli che abbiamo ucciso, mi sa che... Che non ci ridà più come morti. Però possiamo uscire da là, perché mi sembra che non ci sta nessuno. Quindi basta rapire il capo della distribuzione. Tipo così. Andiamo qua, facciamo Andiamo. Non
Questi due li riusciamo a assassinare sicuramente. Questo probabilmente è il modo più veloce di fare farsi scoprire e poi andarlo a prendere fuori, perché dentro sono troppi. Ok. Ti ammazzo! Dove producono l'elisir? Parla oppure tacerai per... Nella distilleria, quel palazzone accanto al birrificio. La produzione dell'elisir lenitivo deve cessare per sempre. Adesso lo possiamo uccidere? Questo, l'ultimo era impossibile. Ok. Liberiamolo a questo, eh. Ma come ho? Ah, questo è di livello 5. Però no, no. Cioè, dobbiamo andare, dai. Tanto ti troveremo. R, dammi R. Forza, R, niente R. Chissà, non ho capito ancora con quale criterio uscì da R. Ok, siamo spariti. Mm-hmm. Però come mai adesso siamo qua fuori? Andiamo a prendere questo punto di osservazione. Dobbiamo trovare un modo per fare i soldi. Ci servono per fare i soldi materiali. Potevamo chiedere a Ayman. Anche perché questi ci attaccano tutti quanti. È molto probabile. Non lo so. Non è stata una buona idea venire qua. Mm-hmm. Oh ragazzi, adesso non c'è tanta nebbia. Forse riusciamo a vedere qualche cosa. Liberazione bambini. Stavolta invece c'è il fumo delle ciminiere. Non si vede niente. Non vedo nemmeno il pagliericcio, purtroppo. Però questo dice tieni premuto, proviamo per la scienza. Ok. E abbiamo preso un altro punto di osservazione. Perfetto, adesso però andiamo a fare quest'altra. Scusa, non era questa la missione? Che differenza c'è fra B? Ricordi di Alexander Graham Bell? Ah, vedete, questi qui sono i ricordi di Jacob e quelli lì con l'assassino sono quelli di Ivy. Madonna mia, qua ci perdiamo. Allora, però vediamo un secondo, questo qua è di livello 5, secondo me siamo troppo bassi. Questo qua è di livello 4, ce la dovremmo fare, vediamo un attimo... B che significa? I ricordi di Alexander Graham Bell. La cosa che però non capisco è che Ivy ci aveva detto che dobbiamo fare un'altra cosa, ragazzi, perché sennò se premiamo ESC e passiamo a Ivy vediamo che succede.
Ci cambiano le missioni. Non ci esce la missione di Ivy. Perché vi ricordate, Jacob aveva detto che voleva vedere il fatto dell'Elisir. Mentre Ivy aveva detto che voleva cercare la... il frutto dell'Eden. Però ci sta dando solamente le missioni di Jacob. Ma andiamo a fare questa missione B. E vediamo che, di cosa si tratta. Adesso la cosa da decidere più che altro. A piedi ci arriviamo presto. E che cosa vogliamo fare di questo gioco? Sicuramente liberiamo tutti quanti i quartieri. Ok, questo Carillon. Questi qui ci servono per prendere l'armatura. Sicuramente. L'armatura la prendiamo. Quindi dobbiamo fare i segreti di Londra. Tutti i collezionabili, scrigne e roba del genere non li prendiamo. A meno che non ci passiamo proprio vicino. Soprattutto per gli scrigni. Perché aspetta, facciamo un esperimento. Là c'è uno scrigno, no? Diciamo che lo vogliamo andare a prendere. Dobbiamo andare, penso, da questa parte. I cosi di... i crediti, questo qua che sta là, là sopra, assolutamente non li prendiamo. Però apriamo questo scrigno. Quando ci dà, ci dà un sacco di materiali. Forse gli scrigni li dobbiamo aprire. Questo ci dà bonus sincronizzazione completata $100. Questa secondo me è una missione introduttiva. Ah, Jacob e Ivy, cara, che bello vedervi. Ah, avete sentito le bugie di Starrick? Bugie in un giornale. Nessuna novità sulla linea che stavi installando? Oh, l'ordine dei cavi non è arrivato. E inoltre abbiamo intercettato questo. Un messaggio su un carico bloccato al College Wharf. Allora sblocchiamolo. Ah, un attimo. Siamo anche riusciti a intercettare la ricetta di un potente siero allucinogeno. E poi ho adattato questo dardo per i vostri bracciali. Alec, sei un genio. Questo non è del tutto vero, anche se ho scoperto che quel siero diventa gassoso quando viene scaldato. E pensare che avevi già superato te stesso. Contento, vedi? Comunque, dardo allucinogeno. Se colpisci i nemici con i dardi allucinogeni, li spingerai ad attaccare i loro alleati. Adesso non mi ricordo come si chiamavano gli altri Assassin's Creed, però non era, non è una cosa nuova. Questo è un evento folla, aspetta, facciamolo. Prendiamo pure questo qua, vediamo che ci dà. Ma va, va. Livello suggerito 5. Qua siamo messi molto male. Ma poi aspettate, fermi un attimo. Questo non abbiamo messo l'abilità. Abbiamo detto dovevamo prendere sicuramente. Non mette fine alla combo. Questo quanto costa? 2. Questo qua sicuramente lo dobbiamo prendere. Poi
Abbiamo raggiunto il livello 3. E poi chi sei i potenziamenti, quelli lì che riguardano la salute, se li potevamo prendere? Questo coso qua che faceva? Questo qua secondo me è pure buono, perché li portiamo i cosi a livello di, le combo a livello 10. Poi prendiamo questo. Ok. E ci abbiamo altri due punti. Prendiamo salute. Prendiamo questo. Quando assassiniamo facciamo meno rumore. Poi dobbiamo vedere un secondo. Invece non abbiamo equipaggiato. 2, 3. 3. Questi sono tutti quanti uguali, cambia solamente la grafica. Questo qua, questo con l'elefante è più bello, no? Questo ha forma di martello. Equipaggiamo questo. Perfetto, così siamo più forti. Guanti d'assassino, questo qua fa pure fa la differenza, perché facciamo molto più male. Questo è molto più bello. Equipaggiamo questo. Poi, armi da fuoco. Ah, questa qui, vede, già è potenziata. Perché forse si potenzia una sola volta, non bisogna potenziarla per personaggio. Però non l'acquistiamo, questa qua. Mantelli. Questo serve, il mantello. E serve pure tanto. Prendiamone uno bello, questo, che ci azzecca. Questo qua no. Vestiti, questo qua. Ayman aveva detto che dovevamo... Non mi ricordo. L'abito da escursionista. Vediamo. Bella dama, falco notturno. Inis. Guarda qua, quello di Avelyn, però non mi piace tanto. Del dottor Daniel. Semplicemente Ivy. Questo qua è meglio. E poi potenziamento attrezzatura. Questo qua invece è condiviso tra i due fratelli, quindi lo dobbiamo fare una sola volta. Perfetto. Siamo diventati più forti. L'unica cosa un poco scocciante... i vestiti di Jacob e Ivy giustamente sono uguali, sono diversi. Una cosa un po' scocciante è che lo dobbiamo fare per ogni soggetto. Li dobbiamo, ogni volta che superiamo, che prendiamo punti abilità, li dobbiamo assegnare a tutti e due. Ma qual è il modo più veloce per fare soldi e risorse in questo gioco? In futuro cercate di lavorare per la gente giusta, idioti. Tranquilli. Quei cavi saranno consegnati sulle fiamme vicine ai nemici. Aspettate, aspettate, questo qua. Quelli là sono, vedete, stanno vicino alle fiamme. Facciamo R. Già sono in una zona evitata. Questa cosa qua non la stiamo facendo bene. Dobbiamo salire qua sopra sicuramente. Poi andiamo là, che non ci vedono. Brava. Non facciamo il salto della fede. Vediamo un attimo se funziona. Mo' picchiano a quello tutti e due. È molto probabilmente dobbiamo... E poi dopo si picchiano a vicenda. È l'ultimo che rimane, dovrebbe morire, se come gli altri Assassin's Creed. Intanto noi prendiamo questo coso. Perfetto. Infatti l'avevo pensata questa cosa degli scrigni, purtroppo. Trovi i cavi, perché ci stanno quei quattro? Ah, quelli li possiamo... Ok, allora facciamo così. Ho diverse idee. Tipo... Ma va. Ma... la miseria, mannaggia. Mettiamoci qua dietro che non ci vedono. Come ci fanno a vedere da qua dietro? Ma secondo me non ci hanno visti. No, quello sta venendo. Andiamo più avanti, usciamo da qua dentro.
Ancora stanno venendo? Cioè abbiamo un solo dardo. Purtroppo, visto che questi qua ci hanno visto che non li avevo visti, che stavano dietro qui, quei pezzi di legno, mo se ne vanno. Il problema è che i corpi che stanno per terra mi sa che sono spariti. E quella è, l'idea era... andare a prendere i corpi per vedere se abbiamo dei dardi, perché ce ne abbiamo solo un altro. Però là ci sta il fuoco, vedete? Quindi probabilmente se facciamo così, intanto che quelli là muoiono, dopo li andiamo a depredare subito. Però uccidete prima quello rosso, no? Questo di pazzi. Ok, quello là lo possiamo uccidere con un assassino. Basta che ci abbassiamo. Ci abbassiamo. Ok. Quello non ci vede. E lo assassiniamo. Poi lo deprediamo. Non ci dà i dardi. No. Non ci dà i dardi, ragazzi. Non andiamo a riprendere... questi qui, vediamo che fa. Liberiamo a questi. Reclutiamoli. Aspettate qua. Secondo me ce li dà con questi scrigni, perché ce ne stanno un po' troppi qua. Vediamo. Infatti ci ho dato due dardi allucinogeni. Solo che dobbiamo uccidere altri 5 nemici. Andiamo su. Vediamo se troviamo qualche altro nemico. Tipo quello. Ah, eccoli, stanno là dietro, vedete? Se spariamo là. Perfetto. No, Ivy, dove vai? Ce ne manca un altro, mo, però. Secondo me quello là torna indietro. E mi sa che non ce ne stanno più. Oppure no, no, ci sta un altro fuoco da quella parte, vedi? Riuscissimo pure a capire... ah, pure là ce ne sta. Aspetta. Riuscissimo anche a capire dove sta il... i cavi delle casse, sarebbe un ottimo passo avanti nella giusta direzione. Ok. Come facciamo a tornare con R? Ci dovremmo riuscire, no? Mica hanno fatto il respawn questi. Perché? Quello non è un nemico. Qua nemici non ce ne stanno, là ci sta una cassa. Come li andiamo a prendere? Perché quelli là sono morti, no? Ok. Però ci dà solamente i dardi questa cassa qua, perché non è una di quelle casse. Perché mi dice che ce ne sta uno dietro? Non ci facciamo distrarre dal gioco. Boh, se andiamo da questa parte e usiamo l'occhio dell'aquila pure. Eccola là, una cassa. No! Perché depreda? Ah, là c'è una cassa. Ma là c'è pure un fuoco, mi sembra. Ok. Oh, con un solo dardo ne abbiamo fatti 4, eh. Sempre se uccidono quello rosso. L'hanno ucciso. Però vedete, anche là fuori, quello lì secondo me pure lo dobbiamo andare a prendere. Ok. 3 casse dobbiamo depredare. C'è anche un rosso là dietro.
Oggetto ricordo ottenuto. Deprendiamo anche quest'altro scrigno, semplicemente perché ci dà... Dove sta? Dietro qua. Eccolo qua. Ci dà degli altri dardi, solo che cioè, ne abbiamo ancora uno. Cioè dovremmo fare abbondantemente, perché ne possiamo trasportare al massimo due. Quello là però non era uno scrigno giusto. Andiamo su. Andiamo là. No, evidentemente non sta qua l'altra cassa. Ma quello è quello di prima. Sì, è quello di prima. Secondo me un'altra cassa è stata là. Eccola là. Madonna, si è intrufolata. Mannaggia miseria. Ok. Che ti sa adesso, non reagisci. Combattete e uccidetelo a quello. Come diventa anonimo per un imbecille in meno per noi. Adesso non reagisci più, Secondo me li dobbiamo utilizzare i tizi, sono proprio buoni. Tutto bene, bravi ragazzi. Diamo ordini. Aspettate qua voi. Dobbiamo trovare la terza cassa. Ma un problema che uno là sotto deve stare qua. Da dove abbiamo iniziato? Forse era nascosto dietro qualche. Aspettate un secondo. Allora, questo qua è quadrato. Là abbiamo trovato una cassa. Là abbiamo trovato una cassa. Quindi o sta qua e abbiamo visto che non ci sta, oppure sta là dietro. Andiamo a vedere là dietro. Ma in questo edificio qua non ci si può entrare, credo. O forse sì. Usano per trovare il carico. È un'ora che sto girando con l'occhio dell'aquila qua dentro. Ciao Ayman, buonasera. Buona cena. Ah, aspetta, può darsi che sta qua sotto? Oh, non ci sta. Andiamo a vedere là dietro, eh. Ah, sta esattamente là. Ancora non mi hanno visto. Quello muore per fatti suoi. Teoricamente potremmo finire qua, però non so se ci mi teletrasporta da qualche altra parte, quindi facciamo il carico di questi cosi che sono buoni. Anche se ne possiamo trasportare solamente due. E prendiamo questa. Abbiamo finito la missione. E questa tra l'altro... Ah no, questa è una delle storie di quell'altro, non mi ricordo, di Glenn, qualcosa del genere. Ci sono casini al porto! Il carico va portato da Starrick! Grazie. Raggiungi la nave da carico.
E come facciamo? Da qua. Oggi non ti conviene darmi fastidio. Fatelo uscire di qui. Adesso è stata la tua ultima battaglia. Insistete, andiamo. Come una mela. Ok. Veleno. Di certo Belle lo troverà molto interessante. Torna al laboratorio di Belle. Ma adesso fa così perché ci hanno avvelenati? Vediamo. Ma questo era un nascondiglio. Quello secondo me no, era un bug. Oh ragazzi, qua c'è un punto di osservazione che non abbiamo preso e che assolutamente dobbiamo prendere. Teoricamente, ok, sincronizzati. Io credo che l'hanno fatto apposta, che esce sempre la nebbia e si vede pochissimo, perché Londra qua è proprio grande. E comunque dobbiamo cominciare a fare un po' di soldi con le rendite. Questi bimbi non erano tanto convinti. Prendiamo, rubiamoci una carrozza. Forza! Muoviti! Ehi, piano! Ta-da! Alec, attento! La strada per il progresso è sempre irta di pericoli, miei cari amici. Così è la mia vita e la vostra. Ma voi avete trionfato ancora. E come lo sai? Siamo ormai nell'era della comunicazione, ricordi? Ho ricevuto la notizia da Greenwich. Il carico è stato consegnato, grazie a voi. Hai scoperto cos'altro c'era nel carico? Certo, ma temo che il veleno di Starrick si trovi già sul libero mercato. Se pensa di fermarci così, si sbaglia. Perfetto, anche ultime notizie, l'abbiamo completato. E c'è un nuovo potenziamento disponibile. È un punto beta. Mo. Il problema è che costa tutto un sacco. E questo qua sarebbe pure buono. E questo sarebbe ancora meglio. L'unica cosa, questi potenziamenti qui. Allora, vediamo un secondo. Questi sono 1000, 2000,
ti danno solamente $3,000 all'ora in più. Quindi non è come Unity, che sbloccare le case ti dava un sacco di soldi. Ah, ho un'idea. Scusate, è facilissimo vedere. Se andiamo su inventario e facciamo armi, vediamo quanto costa l'arma che costa di più. Non lo sappiamo. Non sappiamo manco quanto costa produrlo. Vediamo invece se dovessimo dare 100.000 sterline. Costano un sacco di... non li compreremo mai i crediti Helix, no? Però diciamo che 200.000 sterline sono un sacco di soldi, perché costano 4.000 crediti Helix, che non so quanti euro sono, però credo che siano un sacco. Produzione attrezzature invece, che roba è? Ah, questa è l'attrezzatura, però l'attrezzatura ce la dà anche utilizzando anche facendo le quest ci dà altre attrezzature. Questo sarebbe buono, ma ci serve 1 miliardo. Questo sarebbe ancora meglio per fare però i nemici di livello 8. Però ci servono un sacco di materiali. Il problema è che per fare i materiali abbiamo scoperto che bisogna aprire gli scrigni. Ragazzi, io direi che per oggi ci fermiamo qui. Noi ci vediamo domani con una nuova puntata del Let's Play di Assassin's Creed Syndicate. Ciao!